Grazie. Io ringrazio soprattutto il Presidente Lusitti perché mi ha dato la possibilità di conoscere questo studio, di iniziare a leggere, non ho ancora finito questo libro. Veramente un'esperienza interessantissima. Mi ha chiesto un saluto non formale, lo faccio nel senso che dirò brevemente alcune osservazioni e anche alcune emozioni che questa lettura mi ha suggerito. Purtroppo non ho la capacità e diciamo la sapienza di uno storico e quindi probabilmente rischio di dire anche delle cose banali. Voglio però esprimere con forza l'attualità di questi studi e l'utilità di questi studi, soprattutto in questo momento storico. A me sembra che questo testo sia straordinario, questo testo storico, e devo dire, lo suggerirei come primo test di studio per tutti i giovani che si accostano allo studio del diritto. Perché parlando di un periodo abbastanza recente, di cui i nostri genitori hanno memoria, un grosso periodo di crisi riconoscibile, capibile facilmente, ci spiega bene cos'è il diritto. Il fatto che il diritto abbia un rapporto vivo e sempre mutevole con gli avvenimenti storici, con la società in cui si trova ad operare, con le pulsioni politiche, con le ideologie, con gli avvenimenti storici, con le esigenze etiche. Quindi il diritto non solo come un insieme di regole poste da qualcuno, ma come un organismo vivo, ecco, che vive appunto tante vicende. Qui siamo di fronte a un'esigenza di giustizia riparatrice, utilizzo alcune frasi molto importanti, molto significative che ho letto, molto chiare che ho letto, per appunto raccontarvi alcune sensazioni e alcuni discorsi che mi sono venuti in mente. A me ha colpito per esempio la lungimiranza del CNN, che già prima della fine della soluzione, della resistenza, della liberazione, pensa e costituisce una commissione che dovrà fare da pubblico ministero, che ha il potere di emettere ordine di cattura e di decidere, fare indagine, decidere il rinvio a giudizio di coloro che si erano resi responsabili di atti di delazione, di violenza, di collaborazione con il nemico. E così il CRN, ispiratore di questo decreto legislativo dell'aprile, 22 aprile, quindi prima della liberazione del 45, che costituisce queste corti di assise speciali. Mi ha colpito perché il CLN era composto da più partiti che all'epoca erano divisi da ideologie fortissime che erano separate da degli steccati appunto di principi, di obiettivi veramente forti. Il mondo all'epoca si stava separando e poi resterà separato, spaccato a metà come una mela a seguito degli accordi di Yalta, eppure questi partiti riescono assieme, riuniti nel CLN, a pensare appunto di dare una risposta a questa esigenza di giustizia riparatrice, ma che deve essere anche una giustizia legale, e sanno pensare ad un futuro di una patria che supererà quella che era stata per certi versi una crudelissima guerra civile. Pensano già a un'Italia pacificata, imperfetta forse nelle loro realizzazioni, ma pensano a una grande democrazia rappresentativa. Quindi c'è questa capacità di pensare al futuro, ed è lo stesso spirito che poi dà vita alla nostra Costituzione. Una Costituzione che spesso si dice è insufficiente, deve essere rinnovata, perché i tempi sono difficili. A me è sempre stupito questo, perché è una Costituzione che ci ha consentito di superare decenni di guerra fredda, di minacce, di distruzione del mondo, con appunto delle ideologie che dividevano le opinioni in modo così netto.
nasce l'esigenza di questa giustizia riparatrice, ma sempre questi articoli che ho letto ce lo ricordano, nel 1945, subito dopo la liberazione, si apre un periodo di violenza post-liberazione. Un periodo in cui vengono dati anche un po' di numeri, più di 1000 uccisioni in tutta la regione a seguito di vendette o comunque reazioni spontanee al di fuori, e sarebbe stato impossibile, probabilmente il contrario, al di fuori di una legalità. A fronte del rischio che continui questa fase di violenza spontanea, appunto l'esigenza di introdurre degli strumenti che cerchino di mettere assieme una giustizia come risposta anche a esigenze, ad emozioni, a bisogni di giustizia, mettono assieme la giustizia con la legalità. La magistratura, ecco perché vengono costituite queste corti di assise speciali, che sono delle strutture nuove che però ricordano, diciamo, degli organismi del sistema giudiziario dell'epoca e anche attuale: corte d'assise con un presidente togato e con dei componenti invece popolari. Un numero di popolari maggiori dei due, no, che sono nelle corti d'assise di primo grado. Un sistema di impugnazione, che è un ricorso in Cassazione, per rispondere nello stesso tempo a un'esigenza di velocità, ma anche a un'esigenza di legalità. A me ha molto colpito questo discorso della previsione di un grado di impugnazione, perché l'impugnazione, il controllo da parte di un secondo giudice, anzi un giudice di legalità, della decisione presa da queste corti di assise, che rappresentano con la loro maggioranza popolare la volontà popolare, è il contrario della giustizia emotiva. È la scelta. Io immagino che ci siano stati dei dibattiti molto forti, perché la giustizia popolare normalmente non collide il concetto di giustizia popolare con il concetto di una impugnazione. L'impugnazione è la correzione dell'errore, richiede dei tempi superiori ai giudizi immediati cui era stata abituata. Ho letto anche questa annotazione che mi ha colpito, molto interessante, molto vero, cui era stata abituata dalla feroce, sedicente giustizia della Repubblica Sociale Italiana, la popolazione, che in cui c'erano appunto processi senza difensori, processi senza impugnazione e con diciamo gli esecutori delle sentenze di morte che erano lì vicino, già pronti per uccidere. Quindi la magistratura, che prova ha dato la magistratura in questa vicenda di transizione così importante? Sarebbe davvero interessante andare anche a leggere le sentenze nel merito e provare a confrontare, per esempio, il metro di valutazione delle prove della colpevolezza con le regole, che bisognerebbe confrontarle non adesso con le nostre regole processuali e anche di valutazione della prova, ma con il livello di garanzia e delle prove, cioè dell'epoca, delle altre organi giurisdizionali che si curavano di giustizia ordinaria. Sarei molto curiosa di sapere quanto determinate regole di garanzia, che sicuramente c'erano, no, sulla formazione della prova, la legalità della formazione della prova, seppure meno di adesso, ma insomma, e di valutazione della prova, di libero convincimento del giudice, siano state o meno modificate o forzate da quella forte esigenza, appunto, di riparazione, di riparazione e di giustizia dell'epoca. Un'altra cosa che mi ha molto colpita è stato questo ruolo che è stato affidato
che all'epoca ai gli alti gradi, per così dire, della magistratura. Questo presidente della Corte d'Appello che costituisce e nomina il giudice che presiederà, i giudici che presiederanno queste corti di assise, ognuna per ogni provincia, se ho capito bene, e le altre informazioni che vengono date sul procuratore generale dell'epoca. Mi ha colpito questo fatto, forse la mia è una valutazione un po' azzardata, ma la sorte diversa, no, che qui a Genova hanno avuto il presidente della Corte, di cui CNL dice è una persona politicamente neutra, è vero che ha espresso consenso in occasione di una visita del Ministro della Giustizia della Repubblica Sociale, ha espresso il consenso di tutta la magistratura ligure alle linee politiche del Ministero, ma si è tenuto, diciamo, ha preferito un atteggiamento di neutralità e affronta invece la vicenda del procuratore generale che è stato incarcerato su iniziativa del CLN e poi sostituito. E anche questo documento di difesa redatto dalla Procura che commenta che in fondo tutti o quasi tutti in Italia erano dei tesserati fascisti. Non credo che sia stato solo un caso, diciamo, la posizione politica di questi due vertici, forse mi rendo conto che faccio delle osservazioni che tengono presente solo un caso, che è poco, ecco, per arrivare a queste conclusioni, ma a me è venuto in mente che all'epoca, ce lo dobbiamo ricordare, mentre la magistratura giudicante anche durante il fascismo aveva mantenuto una distanza dalla politica, per le procure e soprattutto per gli altri vertici delle procure era molto maggiore il rapporto di dipendenza. E quindi non a caso per esercitare la funzione, se ho capito bene, se no mi correggete perché forse sto dicendo una sciocchezza, ma mi sembra di aver capito che per esercitare la funzione di pubblico ministero non ci si è affidati alla vecchia procura che trasmetteva, diciamo, le linee di politica giudiziaria della politica tout court, ma ci si è affidati a degli organi nuovi, mentre il magistrato della giurisdizione giudicante è stato ritenuto idoneo ed è stato idoneo, mi sembra, poi siano riusciti in generale questa scelta di dare la presidenza a un magistrato della magistratura giudicante già insediata, ecco, sono stati riconosciuti in grado di guidare, perché poi di fatto nelle corti di assise con componenti popolari il ruolo di un presidente può essere molto rilevante, no? Perché è una guida, ecco, di guidare queste corti di assise. Un'ultima cosa su questo fase di pacificazione. Tutti sapevamo della scelta, cioè dell'amnistia Togliatti, di questa chiusura, diciamo, della fase del fare i conti con il collaborazionismo, con gli occupanti tedeschi, con la Repubblica Sociale. Tutti sapevamo che c'era stato una fase, diciamo, di chiusura di questi conti molto veloce. Però leggendo mi ha stupito che fosse stata così precoce, cioè che immediatamente nella stessa breve vita, tutto sommato, di queste corti di assise straordinarie si può pensare e valutare che in un primo periodo i giudizi siano stati di un certo tipo, con sanzioni, pena di morte, che allora era in vigore, certo,
pena di morte sanzionate, cioè decise in numero più numeroso nella prima parte rispetto alla seconda parte di vita di queste corti, di queste corti speciali. E condivido, in effetti viene da condividere questa valutazione su questa pacificazione rapida e sommaria, e proprio la sommarietà colpisce e forse ci può indicare il fatto che ancora, diciamo, tante non ferite, ma tante divisioni poi risultino a tanti anni di distanza o aperte o pronte un po' a riaprirsi, ecco, alle prime commemorazioni in alcune situazioni, in alcune città ci sono state delle divisioni. Siamo ancora di fronte all'obiettivo di fare una lettura condivisa di questi passaggi drammatici di cui parliamo oggi, come se appunto la pacificazione fosse stata un po' nascondere in fretta quello che era successo sotto una coltre, pensare alla ricostruzione, dare degli strumenti altissimi alla nostra Costituzione, ma invece rispetto alla gestione delle cose normali, alle pubbliche amministrazioni, alla gestione spicciola della cosa pubblica, essere molto meno rigorosi, accettare che anche coloro che avevano avuto un certo ruolo. Forse questo ha un po' allontanato dall'epoca un tema che rimane sempre il più difficile e sempre di attualità, che è un po' il rapporto fra il consenso, perché il regime fascista aveva avuto consenso, il consenso popolare e i limiti che deve avere questo consenso popolare per tutelare per esempio i diritti delle minoranze. Ecco, la storia iniziale del fascismo credo che sia un periodo storico che ci deve ricordare queste cose, e quindi essere stati fascisti era una cosa che era avvenuta a molti, ma forse non era stata una cosa totalmente innocua o non significante. Ecco, forse l'ho fatta troppo lunga, mi scuso, è merito veramente di questo libro, perché ci racconta cose che non conoscevamo. Per noi che ci occupiamo di diritto è uno stimolo, perché fa venire in mente molti profili di approfondimento che ci insegnerebbero delle cose importanti non solo sulla nostra storia, ma anche su che tipo di strumento è il diritto, quanto è malleabile, quanto partecipa al cambiamento, quanto aiuta nelle transizioni, perché qui era stato il tentativo, è stato il tentativo di operare una transizione da un periodo tragico a una democrazia attraverso anche la riparazione degli strumenti giuridici. Quindi ringrazio ancora veramente per l'occasione sia il Presidente Ronzitti che coloro che hanno lavorato a questo libro e a queste ricerche. Grazie.